siamo in diretta. Signore e signori, buonasera. Siamo in diretta dal campo sportivo di Lupara per il torneo di Sant'Antonio. Siamo partiti già durante questa partita, già iniziata. Come vediamo, alla palla c'è Jordan. Diciamo che c'è stato un po' di malintesi per la partenza, però finalmente siamo riusciti a partire, a decollare per questo incontro. Ecco, vediamo un'azione di un ragazzo di origine di Lupara, il papà è belga, che ha fatto un bellissimo tiro che ha toccato l'incrocio dei pali esterno. Vediamo Gabriel, porta la palla sul fondo. Vi ricordiamo che già siamo sul risultato di 1-0 in favore della squadra, per capirci, senza casacca, cioè quest'altra squadra che è composta da Jordan, da Luigi, Nicolò. E Salvatore Palumbo. L'altra squadra è composta da Gianluigi, Gabriel, Giuseppe e in aggiunta ci sta il nostro mitico bomber da Bramo. Torniamo alla partita in diretta, vediamo che c'è una rimessa dal fondo da parte della squadra senza casacche. Ecco che mette la palla a terra, cerca di saltare l'avversario, c'è un malinteso tra i due giocatori. Prova un dribbling, un appoggio sulla fascia, cerca di puntare la porta. Ecco il tiro effettuato, una bellissima parata di Salvatore Palumbo, che lo stiamo riscoprendo come portiere. Vi ricordo che le riprese sono di Nicola Mastro Giuseppe, il nostro mitico Niki. E chi vi parla è Ennio Granito, con la voce molto sommessa. Ecco, vediamo il corner, c'è una deviata del portiere, la palla è uscita fuori. La palla in favore dei gialli. Ecco, sta per effettuare la rimessa dal fondo, Gabriel tocca la palla, la porta al limite, c'è qualche contestazione ma la palla viene spinta oltre la linea laterale. Il pubblico, diciamo, che ha corso a questa serata è molto, molto interessato alla partita, come vediamo. È sempre una finale. Il torneo di Sant'Antonio rimane sempre nell'anima e nel cuore di molta gente, anche se il campo, diciamo, che si è ridimensionato per quanto riguarda il torneo. Prende la palla Salvatore, che cerca di lanciare sulla fascia al nostro amico Lalitta, che effettua un tiro al centro. Peccato, una bella rimessa al centro, però nessuno ne ha approfittato. Rimette Gianluigi dal fondo. No, si tratta di rimessa laterale. Si chiede la distanza, si appoggia al portiere, che il quale rimette avanti, viene preso dalla squadra senza casacca. Ecco, viene appoggiato al numero 6, che prova, c'è stato un malinteso, la palla esce fuori. Si effettuerà un'altra volta rimessa con le mani da parte del portiere, anzi con i piedi. Cercherà sicuramente di lanciare all'attaccante, anzi viene appoggiato Giuseppe Giacomo Donato, il quale appoggia dietro su Gabriel. Gabriel salta un avversario, ma viene fermato a centrocampo. Si riparte dal portiere, le squadre sono molto, si studiano in una fase di studio, diciamo che il portiere in qualche modo riesce a prendere la palla. Rimessa dal fondo, non viene presa dall'attaccante. Ecco, li vediamo molto. Ecco Franco sulla fascia, cerca di
ma viene fermato da un, diciamo che è quasi un talento a quello che può sembrare. Figlio d'arte, il padre Michel per chi si ricorda, un bel tocco di palla, anche Gabriel da buon centrale rimette la palla fuori dal campo. Ancora rimessa dal fondo, si appoggia al portiere il quale raccoglie la palla e cerca di nuovo di trovare un suo compagno libero. Viene lanciata la bene o meglio, però viene riconquistata, rimessa dal fondo, eccolo, c'è intesa tra i due, è un triangolo, non si è chiuso il triangolo, c'è la squadra gialla che riparte, Franco prova a fermare la palla, ecco la palla viene... Si tiene sulla linea, ecco, sembra che ci sia stato un fallo sull'attaccante dei gialli. Ecco, è stata battuta la punizione, però diciamo, è stata deviata da un suo compagno di squadra, quindi la palla riparte da Salvatore Palumbo. Salvatore è stato sostituito, c'è un altro portiere. Si tratta di un ragazzo belga sposato con una luparese che vive in Belgio. La palla non è stata presa da Nicolò. Ecco ancora la squadra che sta rimettendo la palla al centro, ecco vediamo, si tende, ecco si fa un giochino, si cerca di, ancora col possesso palla, viene appoggiata dietro al portiere, si riparte da dietro, ancora in appoggio a Jordan, eccolo qua Jordan che diciamo che organizza il pirlo della situazione, organizza la squadra. Viene cercato di appoggiare, però Franco si impossessa della palla e prova a tirare in porta, però viene prontamente respinta. Palla rimessa dal fondo. Ecco, vediamo, c'è un po' di baruffa, eccola qua la palla viene allontanata prontamente dalla squadra, diciamo, dei non casaccati. Rimessa dal fondo, e Nicolò cerca di anticipare, però non è stato tanto fortunato. Rimessa dal fondo da parte di Gianluigi Lallitta, che cerca un suo compagno di squadra. Viene intercettata da Nicolò, ecco Nicolò che si cerca di districarsi, però viene bloccato, fermato prontamente da Franco. Appoggiata da Jordan, il quale cerca di provare un tiro dal fondo, però viene fermato. Ancora Jordan con la palla, cerca un suo compagno, rimessa, non viene intercettata da nessun giocatore. Ecco Franco che si propone all'attacco, cerca di saltare due avversari, appoggia al centro ma non c'è nessuno. Riprende la palla Giuseppe, ancora Gabriel che prova da fuori, però viene parata prontamente dal portiere. Ecco il quale rilancia, è intercettato da Giuseppe Giacomo Donato. Anche se c'è la maglia dell'Inter, lo facciamo giocare lo stesso. Ecco rimessa dal fondo. Passaggio a centro, una bellissima parata di Gianluigi che non si lascia superare. Si ripassa la palla, eccolo qua, non viene intercettata da nessuno. Rimessa dal fondo da parte dei gialli. Ecco, appoggia a Franco il quale cerca di girarsi, lancia prontamente però non viene capito dal suo compagno di squadra e la palla si perde sul fondo.
Eccolo, viene appoggiato dietro. Il portiere cerca qualche suo compagno libero, ma non trovando nessuno, prova ad appoggiare al centro, il quale Francesco Mastro Giuseppe, appena entrato, non riesce a stoppare e quindi la palla si perde sul fondo. Appoggia, viene appoggiato al compagno Gabriel. Gabriel salta a due avversari. Salta a due avversari, ma la rimessa non è sua. Diciamo che la partita si avvia sul decimo minuto e le squadre ancora stanno sull'1-0 da parte dei non casaccati, cioè quelli che non hanno la casacca gialla. Viene fermato Franco Giordano, cerca di saltare l'avversario, si pone sulla fascia e perde la palla, peccato, che stava facendo una bellissima azione. Ancora Franco cerca di ripartire da dietro, riparte da dietro, porta la palla, effettua un tiro dal fondo. Eccolo qua, cerca la squadra che sta attaccando, ma prontamente Gabriel protegge e rimette al suo portiere. Ancora Gabriel a Giuseppe, il quale riescono in qualche modo ad allontanare la palla. Ecco, vediamo l'attaccante Luca Pio. È stata fatta una bellissima parata, un bellissimo intervento da parte del portiere acquistato direttamente dal Belgio. E allora Luca Pia allontana la palla e quindi si riparte da un fallo laterale effettuato sempre da Franco. Franco appoggia, si fa ridare la palla, si mette sulla fascia, grossa al centro, però viene fermato da Jordan. Ancora rimessa dal fondo, la squadra gialla attacca. Tirato un tiro, effetto il gol. C'eravamo distratti un attimo e Franco in questo momento ha colpito e ha centrato. 1-1, siamo sul risultato dell'1-1. Squadra gialla contro squadra non casaccata. 1, squadra gialla 1. 1-1. Ecco, vediamo una new entry, numero 4. Ci sembra abbastanza attempato il ragazzo, all'età mia più o meno. Viene superato da Jordan, il quale fa uno slalom in mezzo a un sacco di calciatori. Appoggia Francesco, il quale cerca di mettere al centro, però viene prontamente allontanata la palla da Gianluigi. Luca Pia sulla rimessa dal fondo, appoggia ancora Jordan. Eccolo qua Jordan che si districa. Bisogna ricordare che il campo non è in perfette condizioni e quindi tutto quello che vedete, diciamo, è già una grande cosa, perché sono ragazzi molto, molto bravi nel calcio, però il fondo non permette, diciamo, dei tecnicismi o delle giocate, come mi suggerisce l'operatore, delle giocate a un certo livello, quindi bisogna giocare borderline, si gioca su una linea. Ecco, vediamo il rilancio dal fondo. Ah no, viene effettuato un appoggio dal portiere all'attaccante, al difensore ancora altro difensore. Jordan cerca, si sta quasi mettendo nei guai, meno male che la palla viene allontanata. Una fase un po' di stanca, le squadre si stanno ancora studiando e hanno entrambe il risultato di 1-1, quindi si temono a vicenda. Una partita ancora ricca di sviluppi, viene stoppata la palla. Diciamo che ecco il numero 4 che commette un fallo ai danni della squadra senza casacca. Sta battendo la punizione dove purtroppo non c'è nessuno a raccogliere questa palla. Appoggia ancora il portiere, cerca di rimettere
Ecco la squadra con Gabriel, si porta all'attacco, salta un avversario, ma viene fermato dalla squadra che stava subendo, diciamo, l'attacco. Ancora rimessa dal fondo, Giuseppe, eccolo qua, si è rimesso la casacca, il nostro calciatore, ancora la palla. Viene riappoggiata, ecco, viene presa Luca Pio, il quale cerca di liberarsi, appoggia dietro, viene appoggiato ulteriormente dietro, il quale la palla purtroppo non è stata sfruttata, quindi diciamo che è stata presa dal portiere. Riparte la squadra gialla in attacco, ma viene fermato da Jordan, il quale prende la palla prontamente. Possiamo osservare il talento di questo ragazzo, purtroppo il campo non gli dà giustizia. Viene appoggiata la palla a Luca Pio, Luca Pio ancora, viene presa la palla, ecco, vediamo la squadra che è ancora in attacco, rimessa dal fondo. Si cerca di effettuare la rimessa dal fondo, appoggia a Francesco, il quale mette in avanti, ma viene fermato davanti all'area, la palla viene spinta in avanti, il quale il portiere, per non creare problemi, allontana in fallo laterale. La palla viene di nuovo appoggiata, si prova il tiro, ma viene parata la palla prontamente dal portiere belga. Sentiamo anche le giostre, perché adesso è partito tutti insieme, giostre, partita. Ecco l'appoggio, viene fermato da Francesco. Le squadre, diciamo che siamo ancora in una fase di studio, nonostante siano passati quasi 20 minuti, si temono. Comunque è sempre una finale e i ragazzi nel loro piccolo la sentono sempre come un'emozione. Un po' di stanchezza perché sono state effettuate due partite, ieri ci sono state due partite e stasera c'è la fase finale, quindi un po' di acido lattico nei muscoli ci sta sempre, anche se sono dei ragazzini. Ecco, vediamo Gabriel, cerca, ma viene fermato dal portiere. Sembra che non ci sia niente di grave. Meglio così. Ecco il lancio, appoggia Francesco, il quale si libera, ecco, lo cerca, appoggia dietro, ecco Francesco, c'era un fallo, anche se è stato effettuato il tiro, il portiere ha parato comunque questo bel tiro. Si riparte da una punizione, no, non è stato effettuato, quindi il tiro. Il portiere interviene e rilancia prontamente in alto. Ecco, vediamo Jordan, è appoggiata, ecco, vediamo che appoggia sempre a Francesco sulla fascia, il quale non riesce a portare avanti, c'è il rilancio di Gianluigi, rimessa dal fondo. Sembra il portiere belga. Ecco, vediamo, è stata intercettata, c'è un'altra a centrocampo, ma la palla è uscita. Ecco Francesco che prova a effettuare un bel tiro, sfortunatamente un po' al lato. Ecco, vediamo. Franco prova a fare un pallonetto, ma viene parato, è stato un bel tiro di Franco, peccato, era una bella azione, ma il portiere ha capito tutto, quindi ha evitato che ci fosse un gol. Messa al fondo il portiere, bella stoppata di Jordan, il quale va a rimettere dal fondo. Eccolo, ecco il portiere, vediamo, purtroppo non c'è nessuno, bravissimo giocatore con la maglia di Pogba.
il nostro Pogba. Ecco, Francesco cerca di rimettere al centro, appoggia la palla, il quale prova un tiro, bravissimo, peccato, sfortunato. Sono parecchi tiri che effettua, purtroppo non riesce a centrare lo specchio della porta, con la speranza che stia prendendo la mira. Ecco Franco, vediamo che effettua un pallonetto, bellissima azione. Per la seconda volta cerca di fare un po' di tecniche di vecchia scuola, diciamo. Il pallonetto sfortunatamente non gli riesce, riprende la palla, prova a ritirare, ma viene prontamente bloccato. Ecco, vediamo che la palla viene riconquistata, c'è un po' di tafferugli. Ecco, vediamo Vincenzo che ha effettuato, bravissimo Vincenzo, è una diga là dietro Vincenzo, è una diga Vincenzo, non fa passare nessuno. E no, guarda, bravissimo Vincenzo, ha anche molti fan Vincenzo, quindi nonostante non sia proprio in perfetta forma è bravissimo come giocatore. Questa palla non viene purtroppo, calciata da dentro. L'appoggio su Jordan, il quale prova a liberarsi e effettuare il tiro, però Gianluigi intercetta tutto. Ecco, vediamo Franco che prova, però ci sembra un po' velleitario. Potrebbe appoggiare al centro come il suo compagno di squadra, glielo sto facendo notare. Però diciamo che ci stiamo un po' di tranza agonistica, quindi è sempre un centravanti e quindi un po' di egoismo ci sta, un po' di sano egoismo ci sta. Viene intercettata la palla, io lo battezzerò Pogba, che non mi ricordo il nome. Vincenzo che è efficiente come sempre, bravissimo Vincenzo, libera la palla. Ecco, vediamo che la palla viene riappoggiata dietro. Ecco Gianluigi, porta la palla vicino ai piedi, appoggia al suo compagno, il quadro rallenta un po' il gioco, però sbaglia anche la rimessa dal fondo, riparte Jordan, però purtroppo il campo, ripeto per l'ennesima volta, non permette tante cose. Comunque abbiamo scoperto anche la diga Vincenzo, lo dobbiamo battezzare, è un vero e proprio stopper. Ecco, vediamo che Gabriel cerca di ripartire. Mi stanno correggendo alla regia, in pratica quello che io dicevo che era Jordan era Giuliano, mi correggo, però il talento rimane anche se il nome non è stato azzeccato. Ricordo che siete sintonizzati su Teleradio Lupara con la regia di Nicola Mastro Giuseppe. Rimessa dal fondo, rimessa laterale, cioè appoggiata al portiere, il quale portiere cerca di appoggiare. Ecco Francesco che ne approfitta e segna, bravissimo Francesco. C'è stato un errore da parte del portiere, ricordiamo il risultato, la squadra senza casacca 2, la squadra con le casacche 1. Quando siamo quasi allo scadere del primo tempo si cerca di porre rimedio, ma la squadra è ancora, diciamo, traumatizzata del gol e si affida a dei giochi personali, personalissimi, non c'è più un gioco di squadra. Ecco, rivista dal fondo da parte di Nicolò che cerca un suo compagno, perde un po' tempo, eccolo qua, è riuscito a prenderlo, bravissimo il nostro amico Pogba, che ha provato un bel tiro ma non è stato molto fortunato. Diciamo che la squadra delle senza casacche è più una squadretta, diciamo, più una squadra, mentre gli altri
hanno parecchi talenti, però purtroppo non riescono a convivere, quindi ognuno cerca di fare le sue giocate e quindi di conseguenza, essendo il calcio un gioco di squadre, si perde in questo modo. Ecco, vediamo la rimessa dal fondo, bell'intervento, Franco cerca di tirar fuori dal cilindro un gol, però stasera lo vediamo un po' in affanno, ha realizzato il suo bel gol, però sembra che cerchi molto in modo esasperato l'azione personale. Appoggia dentro, però viene intercettato, eccolo, bello l'intervento di Franco, però è stato sfortunato perché Salvatore prontamente ha respinto la palla. Ancora Franco cerca di rimettere, però è stata allontanata la palla, appoggia al portiere, eccolo Jordan appoggia a Gabriel, il quale mette avanti, è 2-0, due pari, siamo ancora sul risultato dei due pari. È stata una finta, un velo, come si dice in gergo, da parte di Franco, e Salvatore ha boccato come una trota. Si riparte dalla palla, con la palla a centro, effettuata, appoggio al portiere, il quale prende la palla, appoggia a Giuliano, il quale Giuliano cerca di organizzare la squadra, Pogba, Salvatore. Giuliano ancora con la palla, nessuno gli va incontro. Ecco, vediamo l'azione, c'è bello, si chiude il triangolo, bravissimi, bravissime. Ecco, vediamo, parata. È finito il primo tempo sul risultato di 2-2. Ci collegheremo dopo, facciamo una zoomata sul pubblico. Ciao Nicolino, saluta Nicolino, scelta per Nicolino. Arrivo. Ciao. Ciao. Siamo ripartiti ancora sul risultato di 2-2. La telecamera, come avete notato, siamo scesi a bordo campo per farvi vivere la finale ancora più da vicino, con un'altra emozione. Ecco che sta effettuando il fallo laterale Nicolo Granitto, appoggia Luca Pio, il quale si gira ma viene prontamente fermato. Ancora rimessa per la squadra dei non casaccati, ecco Nicolò che mette in centro, bella la parata del portiere, ecco che riparte Franco prova ad appoggiare ma viene fermato da Giuliano. Ecco, purtroppo nessuno ha sfruttato l'occasione che si era presentata. Rimessa dal fondo da parte della squadra dei non casaccati, Angelo, il nostro amico belga, portiere, appoggia a Pogba, il quale riappoggia ad Angelo, su Giuliano che cerca di trovare un compagno libero, avanza, viene intercettato da Nicola, eccolo Gabriel, bellissima la parata di Angelo, bellissima la parata del portiere belga. Nessuno sfrutta la... Ecco Franco prova a rimettere in centro. Ecco Pogba. Non viene sfruttata ancora. Gianluigi rimessa dal fondo. Gabriel allontana. Luca Pio. E si riparte nuovamente dal fondo.
con Gianluigi. Nicola, supera Nicolò, appoggia, ancora la palla, ecco Nicola che sta effettuando la rimessa laterale, prova a lanciare un suo compagno, viene intercettato da Nicolò, ancora Franco che prende la palla, ma si perde sul fondo. Ancora le due squadre in fase di studio, Franco prova a mettere dentro, però non viene sfruttata l'occasione. Ecco, lancia in avanti Angelo, Luca Pio mette a terra, bravissimo, appoggia Nicolò, il quale non riesce a prendere la palla e la palla viene intercettata dal portiere. Rimessa su Nicola, il quale apre sulla destra, ma nessuno sfrutta questa occasione. Ecco il rilancio al fallo laterale, si cerca di fare un cross, bravissimo, il portiere interviene e la palla viene ripresa da Franco, il quale si districa in mezzo a un nuvolo di avversari, ma viene buttato giù e punizione a favore dei gialli. Vediamo che Franco vuole effettuare una punizione. Bella la punizione di Franco, però si perde sul fondo. Angela cerca un suo compagno, viene stoppato. Bellissima, bellissima occasione. Bellissima occasione. Ecco, c'è stato, diciamo, una palla buttata male. C'è qualche incomprensione, c'è qualche incomprensione. Si tratta di una, si parla di portiere che si è uscito dalla linea da lui consentita, diciamo una linea che non può oltrepassare quando c'è una punizione. Si riparte la punizione d'angolo, come vediamo, ma senza, eccolo qua, vediamo Luca Pio che si allontana col pallone. Bravissimo, bravissimo questo ragazzo, diciamo che fa tutto, difensore, attaccante, un po' in possesso palla, appoggia a Luca Pio, il quale ancora con la palla vicino ai piedi chiude il triangolo e lo ottiene, però non si chiude, diciamo che non va a buon fine. Rimessa laterale, ecco, vediamo che c'è stata un'altra incomprensione. Franco cerca di mettere la palla a terra, cerca di attaccare e di liberarsi per... Bravissimo, bravissimo, bravissimo Angelo. Bravissimo intervento del portiere. C'è la sostituzione, esce Nicolò, entra Francesco. Si parte da una rimessa laterale e il portiere smanaccia. Luca Pio prende la palla. Eccolo, ma viene fermato da Nicola. Ecco Nicola, Franco cerca di mettere la palla giù per terra, ma è sfortunato, prende il palo alla destra del portiere. Rimessa dal fondo da Giuliano. Ecco, vediamo Giuliano che cerca un suo compagno, ma è costretto ad appoggiare al portiere, il quale gliela ridà e si riparte a tessere la tela piano piano. Ricordo il risultato ancora 2-2, c'è stata una spinta non riavvisata dall'arbitro, un rilancio del portiere e Angelo riprende la palla. Ecco, vediamo Pogba che mette la palla a terra, viene fermato da Nicola, il quale chiede un triangolo, lo ottiene, ancora la palla ai gialli, in mezzo a un nuvolo di avversari cerca di liberarsi Franco, ma non ci riesce. È fermato da Francesco prontamente, che mette la palla in fallo laterale. Ripartono i gialli, l'appoggio al portiere, il quale riappoggia, si rischia un po' nell'area piccola,
ecco, infatti c'è stata una buona intuizione da parte di Nicola Pio, però è stato sfortunato, la palla non ha oltrepassato la linea del portiere. Riparte ancora il portiere con una rimessa dal fondo, un rilancio. Adesso diciamo che c'è poco gioco e molto, la stanchezza inizia a farsi sentire, viene appoggiata la palla. Ecco, c'è stata un'entrata, non ci sembra delle più. Una bellissima girata di Franco che purtroppo non ha trovato la porta. Rimessa laterale. Ecco, vediamo, la palla oltrepassa la linea, non è stata sfruttata, quindi si riparte sempre dai gialli. L'ha effettuata, però non è stata presa dalla testa di Gabriel. Pogba appoggia dentro, Francesco non sfrutta bene la palla appoggiata da Pogba. Ecco, vediamo che si riparte dal fondo, a linea di fondo, appoggia Maluco Pio, ferma, Francesco è stato bravo a fermare la palla. Si sta giocando sulla tre quarti dei gialli, ci sta un po' di pressing da parte dei ragazzi senza casacca. Speriamo che l'anno prossimo riusciamo ad avere delle divise, se qualche sponsor in ascolto potrebbe aiutarci a rendere questo torneo ancora più interessante e divertente. Ecco, vediamo Giuliano che si appresta a rilanciare la palla, appoggia a Pogba, il quale con calma riparte dal portiere. C'è stata una sostituzione, Salvatore ha preso il posto di Angelo, i due portieri della squadra che sembrano l'asso nella manica di questa squadra. Ecco Francesco che vuole effettuare il rilancio, però Giuliano appoggia Francesco, il quale è stato molto bravo a sfruttare il rimballo. Ancora Francesco che mette la palla a terra, cerca un suo compagno, prova a metterlo in mezzo, ecco vediamo Giuliano, ecco che trova il suo compagno, però viene fermato. Ecco Francesco, bravissimo, ma viene murato dal bravo Gabriel. Una bellissima partita, ecco vediamo, bravissimo, e c'è stato il gol di Luca Pio. Una bellissima azione da parte dei non casaccati, Luca Pio sfrutta una respinta del portiere, però il portiere è stato bravissimo sul primo tiro, non è stato altrettanto fortunato sul secondo. Si riparte dal centrocampo, si prova a ritessere la tela, piano piano c'è stato un triangolo che non si è chiuso, ancora Luca Pio che appoggia a Francesco a Giuliano che si è andato a liberarsi, Tindalabria se ne va sulla fascia, bravissimo, c'è stato il quarto gol, bravissimo, bisogna ricordare la bellissima azione di Giuliano che è stato grande ad allungarsi sulla fascia laterale saltando quasi tutta la squadra. Ecco, vediamo Nicola, Franco con la palla prova a trovare una soluzione personale ma viene murato, si entra nel vivo della partita, i gialli tendono a rifare il gol perché giustamente stanno sotto di due, ma gli avversari non mollano l'osso. C'è anche il rientro della cosiddetta diga, Vincenzo, c'è stato un fallo giustamente fischiato dall'arbitro ai danni dei gialli, i quali stanno per effettuare la punizione. Molto probabilmente, da come sta piazzando la palla Franco, ci proverà a tirare. Ecco, vediamo, però senza nessuna fortuna. Si riparte sempre da Giuliano, il quale temporeggia giustamente, sta vincendo. Ecco Luca Pio mette la palla a terra, bravissimo, diciamo che è stato uno dei giocatori migliori di questa partita, il quale è bravissimo e segna il quinto gol.
Bravissimo Luca Pio, ci sembra, dopo chiederemo pure agli altri, l'uomo partita. Ecco, vediamo la diga, non è stata sfruttata, bravissimo Salvatore a intercettare una palla di Gabriel. Ecco Salvatore, rilancia la palla. Ecco, vediamo che non ci sono, c'è stato un malinteso, è stata stoppata la palla, però finalmente è stata appoggiata, il portiere non sfrutta la... Ecco, vediamo Gabriel che si è spinto in avanti cercando di risolvere la partita, però c'è stato, c'è stato un brutto fallo, diciamo, su uno dei talenti di questo torneo. Bisogna elogiare questi ragazzi che sono, a parte l'organizzazione che è stata imbeccabile, ma abbiamo visto dei talenti giocare su un, possiamo dirlo, su un campo di patate, perché altro non si può definire. Cosa non degna di un paesello come questo non avere una struttura sportiva. Sarò un po' polemico, però permettetemi questo sfogo. Vediamo Franco che prova a tirare in porta, però viene murato. Però riprende la palla, è stato sfortunato Franco, nonostante ci stia provando in tutti i modi, tra pari e traverse non riesce a segnare il gol che gli può portare, diciamo, avvicinare al risultato della squadra avversaria. C'è qualche malinteso sulla ripartenza, vediamo che Salvatore deve ripartire, Francesco rilancia. Ecco qualche un po' di fase di stanca in questa partita. Stiamo sempre sul risultato di 5-2. 5-2, 3 gol in gol di vantaggio, ma la squadra e le partite sono sempre aperte. Questo è uno sport in cui si può vincere anche negli ultimi 5 minuti. Anche se la squadra non molla. Ecco, vediamo Giuliano che prova a metterlo in mezzo a Luca Pio che non viene. Franco, diciamo, si porta sulla faccia, cerca di liberarsi per mettersi al tiro, bravo, purtroppo non è riuscito a prendere la porta. Diciamo che Franco, nonostante sia un talento, se perdesse qualche chilo sarebbe ancora più forte. Da quando si è fidanzato, mi dicono, sembra che sia abbastanza coccolato dalla sua ragazza, quindi il rilancio della diga Vincenzo, il quale non trova il suo compagno di squadra, lo capivo, vediamo un po' stanco, nonostante la giovane età, però diciamo che ha fatto un sacco di chilometri. Parata di Salvatore. Rilancio di Salvatore, un po' alla meno peggio. Ecco, non viene intercettata la palla, però c'è comunque una rimessa laterale. Sembra che sia dalla squadra dei non casaccati. Ecco, si temporeggia, si perde un po' di tempo. Si appoggia, 1-2, l'1-2, ecco Giuliano che cerca di ripartire con la sua tattica. C'è una buona intesa con Luca Pio. Proprio purtroppo il triangolo non si chiude e si riparte sempre da Giuliano. Giuliano che cerca un suo compagno di squadra, nessuno gli si propone, ecco appoggia, gli si è proposto ancora lui con la palla, diciamo che è un buon giocoliere, diciamo, è un bravissimo, come bravissimo anche Francesco che non fa passare Gabriel, il quale cerca di porsi in avanti per segnare, appoggia Franco che si cerca di girare, bravissimo Franco, si gira ma non trova la porta. Ecco, vediamo Giuseppe, è la diga Vincenzo che blocca tutto. Appoggia al portiere, il quale fa il rilancio. Eccolo, si riparte. Vediamo che la diga Vincenzo stende 2.
Si riparte dalla rimessa laterale, ecco Giulian che si appresta a battere, un appoggio, appoggia Luca Pio, il quale si gira ma viene fermato da Gabriel. Ancora Giuliano, Giuliano che passa dietro, passa, si porta la palla dietro, rischiando in qualche modo, ma sembra abbastanza sicuro dei propri mezzi, quindi si può permettere anche questo lusso. C'è stata una parata dal portiere, si temporeggia, ecco Salvatore che rilancia la palla. Francesco in qualche modo riesce a stopparla, prova a girarla ma non ci riesce. Luca Pio con la palla per terra ma viene allontanata da Gabriel. Franco cerca di girarsi ma non ha un controllo felice. Rimette la palla a terra, appoggia, cerca, purtroppo la palla, il campo è quello che è e perde la palla. Ecco l'appoggio a Pogba. Ecco Giuliano ancora con la palla ai piedi. Bravissimo, ha fatto un bellissimo tacco, chiede in triangolo, non si chiude però, c'è stata una bella occasione dei bianchi. C'è stato un cambio perché si è stato ritardato il... No, mi dicono che si è ripartiti, prova Luca Pio, in qualche modo il portiere riesce a mandarlo in fallo laterale. Ecco, i gialli rilanciano la palla, Franco ancora con la palla, diciamo si cerca di portare al centro per liberarsi, il tiro è bravissimo, purtroppo non è altrettanto fortunato. Ancora la palla a Giuliano, bravissimo, c'è stato un gol di Gabriel, c'è stato un gol di Gabriel perché c'è stato un malinteso tra i due giocatori, quindi... Entra in campo Nicolò con la speranza che possa onorare il padre con qualche gol, ma mi dicono dalla regia che è molto lontano dal padre, dal talento del padre, però è ancora piccolo, si dovrà pur fare come diceva Francesco De Gregori. Ecco, vediamo la squadra. Ecco Giuliano che cerca di lanciare il pallone su Nicolò, Nicolò il quale non prende la palla. Gabriel lancia su Franco il quale è bravissimo a girare, non è altrettanto, ripeto, fortunato. Sono parecchi pali e parecchie traverse che prende Franco. Diciamo che stasera non è una delle sue giornate, delle sue serate se vogliamo dire questo. Come vediamo ci sta un po' di battibecco tra i calciatori, che è normale in quanto sta quasi per scadere i minuti finali. Ecco Salvatore che blocca la palla, lancia Pogba, fa anche qualche gioco di prestigio. Ecco Nicolò che perde la palla sul fallo laterale, non chiude il triangolo. Ecco la diga viene superata. Ecco il lancio, il rilancio, il rilancio. Prova Nicolò ad andarsene però viene fermato da Gabriel. Ecco viene presa la palla, c'è stata una rimessa. Eccolo, purtroppo non è stato chiuso il triangolo, non lo intercetta. Rimessa dal fondo da parte dei gialli. Ecco Nicolò cerca di conquistare la palla ma no, si perde nel fondo, si perde sul fondo. Rimessa laterale, viene effettuato da Giuliano il quale cerca un avversario, cerca un suo compagno, cioè scusate, rilancia sulla schiena di Gabriel, si effettua di nuovo il fallo laterale. Ecco il pallone che scorre davanti alla porta e per poco non va a finire dentro, viene richiuso dentro il passaggio, eccolo qua, appoggiato al portiere. Nicolò non sfrutta la situazione. Ecco, vediamo Giuseppe. Giuseppe che prova il tiro. Bravissimo, purtroppo è stato sfortunato. Non è riuscito a segnare. Mi dicono che c'è i piedi del padre.
Ecco, vediamo la parata di Angelo, è stato sostituito Salvatore, hanno messo il portiere, il secondo portiere, perché il titolare è Salvatore, mi dicono. Ha acquistato il suo diritto di titolarità in quanto ha messo le 10 euro. Ecco Pogba, stoppa la palla, cerca di appoggiare Nicolò, ma non si chiude il triangolo. Vediamo un po' come sta facendo spazio Gabriel, però viene chiuso prontamente con rimessa in fallo laterale. Ecco, si cerca di chiudere il triangolo ma non si chiude. Ecco Giuseppe che effettua il pallone, il passaggio all'indietro e non viene, viene chiuso da Jordan, in arte Pogba. Ancora sul risultato di 5-3, parata di Angelo, viene rilanciato il pallone, ma Giordano, Giuseppe blocca la palla, cioè più che blocca la palla, la manda in fallo laterale. Si riparte da Giuliano, il quale cerca di trovare sempre una soluzione più particolare, bravissimo, bravissimo purtroppo, ancora Giuliano che prova il tiro, che non è stato deviato, quindi c'è stata una rimessa laterale. Siamo agli ultimi allo scadere del secondo tempo, pochi minuti alla fine della partita, ancora il vantaggio di 5-3 da parte dei bianchi. Si riparte, ancora, ecco vediamo Franco che ci può sfruttare, bravissimo, ma stasera non riesce proprio a trovare la porta Franco. Ha effettuato un sacco di tiri, però non riesce proprio a trovare la porta. Si riparte sempre da Angelo, che appoggia su Pogba, il quale prova a lanciare, anzi prova direttamente il tiro. Poteva sfruttare l'appoggio a Nicolò, però era anche questa una bella idea, perché si è persa purtroppo sul fondo. Gabriel prende la palla al portiere, prova a rilanciare lui a sua volta, ma non viene sfruttato questo pallone. Si riparte sempre dal fondo, il rilancio a Nicolò, Nicolò prova a girarsi, però non trova proprio il pallone. Ecco, vediamo che si riparte da dietro, viene intercettato. Ecco, viene marcato. Bravissimo, bravissima azione, bravissimo tiro da parte di Jordan, che purtroppo non trova la porta. Rilancio sempre il portiere su Pogba, il quale viene fermato. La palla è gialla, la rimessa dal fondo è gialla, il quale lancia sul... Viene intercettato, prova Nicolò a dar fastidio al portiere. Bravissimo. Vai Nicolò, prova, bravissimo il tiro di Nicolò, bellissimo il tiro di Nicolò, altrettanto bella la parata del portiere. Ecco, vediamo che prova a mettere la palla in dentro, che poi non viene, eccolo qua, rimessa laterale, prova a battere la Franco, il quale mette in mezzo, che purtroppo non viene sfruttata da nessuno. Rilancia il portiere, prova a rilanciare su Nicolò, il quale prova a stoppare la palla, però diciamo che non è questo il modo di giocare. Ecco, vediamo Franco che riparte, si cerca di appoggiare però non riparte. Ecco Nicolò che prova ad impensierire l'avversario, ma il portiere è molto bravo ad intuire il rilancio. Ci mancano pochi minuti alla fine della partita, di preciso ancora non mi comunico nel tempo preciso, non c'è stata l'intesa, diciamo che si riparte da Gabriel che appoggia sempre su Franco, il quale viene fermato da Nicolò.
rilancio di Franco a pescare, bravissimo, prova il tiro, però purtroppo viene deviato in corner. Mi dicono che ci sono 3 minuti di recupero, mancano 3 minuti, però viene parato. Ecco Nicolò che prova ad allontanarsi con la palla, ma viene fermato da... Prova a tirare Nicolò, ma viene intercettato. Bene, ha ripreso bene la palla, però purtroppo non l'ha sfruttata altrettanto bene. La squadra cerca a tutti i costi i gol, ma vediamo che la diga Vincenzo Marsilio è ancora insuperabile. Ecco Gabriel che cerca di effettuare un lancio al suo compagno, il quale non riesce a prendere la palla. C'è stato, mi dicono che ci sia stato un fallo, un calcio di rigore. Mi sembra che sia più dietro il fallo di rigore. È più dietro in effetti. Diciamo, ricordiamo che siamo sul risultato di 5-3. Ecco, vediamo che sta per battere Franco, il quale sbaglia con la soddisfazione della squadra dei non casaccati. Il risultato rimane invariato sul 5-3. Si riparte da Giuliano. Ecco, vediamo che si sta allontanando sulla fascia, ma viene fermato da Gabriel. Ancora Giuliano che si appresta a rimettere la palla, vediamo che sta temporeggiando la vecchia volpe, cercando di perdere tempo. Lancia a Nicolò, però non supera. Gabriel riparte con un lancio, però la diga prontamente, bravissimo anche il tiro di Franco, che stasera non è fortunato. Un sacco di tiri purtroppo, ma nessun gol, pochi gol, anzi solo uno, mi stanno dicendo. Ecco il rilancio della squadra, si riparte da Nicolò, vediamo il rilancio, ecco Pogba, ecco la palla viene fermata a centrocampo, si riparte, ma viene parata prontamente dal portiere Angelo. Ecco, siamo agli sgoccioli di questo incontro, di questa bellissima finale. È stato intercettato, si cerca almeno un altro gol, ma non viene sfruttato il buon intervento di Nicolò. Ecco Pogba che si prova ad andarsene in avanti, però viene fermato, la squadra non molla, diciamo che non c'è stato un abbassamento della guardia. Ecco Franco in tutti i modi cerca di parare, ma è bravissimo il portiere, vediamo una frase concitata, si rilancia ma non si riesce a passare. Ecco, vediamo in tutti i modi ecco si sta effettuando il gol, l'attacco viene fermata. Mi sembra che sia quasi per terminata la partita. Ecco, 30 secondi alla fine della partita. Ecco, cerca di effettuare l'ultima azione Franco. Ecco, ma viene murato e viene allontanata la palla in fallo laterale. Ecco, si è rimessa in giro la palla in mezzo. La partita è finita con il risultato di 5-3. Facciamo l'intervista, vediamo, diciamo che adesso effettuiamo un paio di interviste riguarda, questa è la squadra vincente come stiamo vedendo, tutti i calciatori, ragazzi, Nicolò, ecco vediamo che sta la squadra, sta festeggiando la squadra, eccola, vediamo il trofeo, allora intervistiamo qualche uomo squadra. Pronto, mi dicono dalla regia, si sente, perfetto. Ecco, vediamo un paio di interviste. Allora, vogliamo intervistare questo ragazzo che viene dal Belgio, il nome? Sì, io vengo dal Belgio, sono Jordan Di Cara. Jordan Di Cara, bravissimo, sei stato bravissimo. Parecchi interventi, mi sembra che hai fatto anche un gol, no? No, zero gol. Peccato, comunque sei stato un uomo squadra molto importante. Sì, sì. Sei divertito in questo torneo? Sì, un bello torneo. Sì. Tornerai l'anno prossimo, riparteciperai sempre da vincente a questo torneo. Sì. Grazie, passiamo ad un'altra intervista. Intervistiamo Nicolò. Vieni Nicolò Granitto. Nicolò,
il suo primo torneo, diciamo, da calciatore con i ragazzi più grandi di lui. Cosa ti è sembrato? È stata la mia prima esperienza, mi è piaciuto, è stato bellissimo, grazie. Ci è mancato il gol? Sì, purtroppo... Sei stato sfortunato, diciamo. Sì. Ok, grazie, all'anno prossimo. Un attimo solo, chiamami ragazzi del Belgio, grande prestazione, ci sembra quasi ti abbiamo votato uomo partita, il tuo talento non basta inosservato, il campo non ha permesso, diciamo, le giocate che tu volevi, però ci hai fatto divertire, è stato molto bello. Come esperienza, che ti è sembrata questa? Che buona esperienza tu hai avuto, ti ho detto che tu hai molto bene sul terreno. E io parlo francese. Ho provato tutto quello che ho potuto fare. Abbiamo anche l'interprete stasera, dai. Giocare bene. Lui ha fatto tutto quello che poteva. Sì. Ha provato quel tempo. Abbiamo anche un veterano dei tornei, ha partecipato nei vecchi tornei, però diciamo il talento ce l'ha ancora il nostro amico Angelo, lo stesso ragazzo viene dal Belgio. Grazie, sì, mi hanno domandato di giocare un po' a pallone con loro, ho detto di sì, ho giocato in portiere. Ti diverti sempre in questo torneo? Diciamo. Sempre, sempre, io voglio stare sempre giovane. Bravissimo, è un'idea di tutti, vi ringraziamo, passiamo oltre a qualche altra intervista. Grazie a tutti quanti. Ciao ragazzi. Buonasera. Altri due ragazzi, sempre del torneo di Sant'Antonio 2016, Vincenzo Marsilio e Francesco Mastro Giuseppe. Francesco Mastro Giuseppe. Vincenzo, non ti conoscevo così talentuoso, diciamo che la tua calma, il tuo modo di giocare è convincente, sei risultato una diga per la squadra, nella telecronaca l'ho detto più volte, sei stato, diciamo, una delle carte vincenti di questa squadra. Cosa ti è sembrata la partita e soprattutto se ti sei divertito in questo torneo? Sì, mi sono divertito, è sempre un piacere partecipare per la prima volta a questo torneo, però... Nonostante sia stata la prima volta, hai disputato una bellissima partita. Sì, questa è la prima volta per me. Sei contento di aver vinto? Come premio, ricorda il premio ai telespettatori? Che si vince come primo premio? La squadra vincente che ha vinto oltre alla Coppa? La porchetta. Diciamo che non è il premio più ambito. Ecco, grazie Vincenzo, intervistiamo Francesco. Francesco, buonasera. Nonostante tu sei un artista, quindi lo sport, diciamo, lo vivi più per diletto, però ho visto che hai quella tenacia di un lottatore, come papà, diciamo. Ti sei divertito e sì. Hai fatto anche un gol, se non sbaglio. Sì, in questa partita ho fatto un gol, mi sono divertito veramente molto, anche perché abbiamo avuto una bella squadra, nonostante non siamo della stessa nazionalità, abbiamo avuto molta intesa, quindi abbiamo avuto un bel modo di giocare, ci siamo divertiti tanto insieme, anche con le altre squadre. Diciamo una partita molto equilibrata. All'anno prossimo spero riparteciperai sempre con la stessa voglia, vero? Certo, sempre con la stessa grinta e la stessa carica. Grazie Francesco. Grazie. Buona serata. Un altro ragazzo, Luca Pio, l'uomo bomber della squadra. Lui ha fatto 3 gol su 5. Nonostante il fisico che si farà, è un ragazzo pieno di talento, con un buon tocco di palla e con belle scelte di tempo. Luca Pio, cosa ti è rimasta di questa esperienza? Ti sei divertito e soprattutto sei emozionato? Un po', è la prima volta che partecipo al torneo di Sant'Antonio. È stata una bella finale, diciamo, combattuta. Sì, molto equilibrata. Ci hai messo tutto l'animo. Sì. Ho visto che c'è stato con quell'altro ragazzo una buona intesa, giocavate abbastanza in sintonia. Sì. Nonostante era la prima volta che lo incontravo il ragazzo, siamo molto affiatati, diciamo. Sì. C'è una buona intesa. Ti ringraziamo, spero di rivederti l'anno prossimo con qualche anno in più, con qualche esperienza in più, ci puoi dilettare con le tue giocate. Grazie Luca Pio. Saluto a tutti. Sì, ciao. Ciao. Ecco qua, la squadra ha fatto le ultime foto in questa bellissima finale di primo e secondo posto, si sono divertiti e diciamo che anche quest'anno siamo riusciti nell'intento di organizzare l'ennesimo torneo di Sant'Antonio. Ribadisco con un piccolo tono di polemica, ci auguriamo che chi o l'amministrazione o qualcuno che vuole sponsorizzare, sia per quanto riguarda le magliette sia per quanto riguarda la risistemazione di questo campo che purtroppo non
Diciamo che è una parola grossa dire che è un campo da calcetto, nonostante abbiamo dei ragazzi che si sono impegnati, non hanno potuto dimostrare il loro talento. E con questo vi salutiamo e vi ringraziamo tutti. Buona serata e buon Sant'Antonio. All'anno prossimo. Ciao,